Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. La tua sicurezza a 360 gradi. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. Assicurazioni furto, incendio, RC auto, vita, accantonamenti pensionistici, finanziamenti e premi a tasso zero. Consulenza specializzata. Ci trovi a Perugia, via Briganti 93. Unipolsai, divisione La Previdente di Giampiero Pisello. E non sbagli un colpo. Siamo qui a questa splendida biblioteca del convento francescano di Monte Ripido, qui a Perugia, una realtà davvero da visitare per la storia, per quello che c'è qui dentro e per quello che c'è anche dentro le mura di questo convento, che appunto raccontano una storia centenaria. Ma l'occasione è quella invece che ci ha fornito Massimo Bistocchi, che con questa giornata intende festeggiare il 40° anniversario del gruppo Jiu Jitsu di Perugia, un gruppo che ha fatto un pezzo di storia importante delle arti marziali in Umbria, Perugia, in Umbria, ma anche in Italia, perché in questi anni anche ha sfornato dei piccoli, grandi campioni, piccoli di età, grandi, per i risultati che hanno ottenuto. Perché Massimo rappresenta i grandi valori dello sport perugino e non finisce mai poi di meravigliarci. Questa location credo che sia qualcosa di eccezionale, di unico come è la giornata odierna, che vuole festeggiare e ricordare questi primi 40 anni di attività del Jiu Jitsu a Perugia. Lo dicevi tu, grandi campioni, ma anche dietro
tanta passione, tanta voglia di fare, tanta professionalità, tanto amore che altrimenti non si fa niente. Ed allora 40 anni della società, 40 anni di Massimo Bistocchi, 40 anni di tutti i suoi amici, di una società che ha fatto la storia del giujitsu e non solo del giujitsu a Perugia, una parte importante, una parte sicuramente tra le più importanti della storia dello sport della nostra città. 40 anni vanno tutti festeggiati, ma vanno festeggiati tutti coloro che oggi insieme a Massimo hanno iniziato questa bellissima avventura che ancora non finisce. Ecco, diciamo, questo è un po' quello che ci dice lo sport, no? Che ci comunica lo sport, soprattutto la capacità di starci per tanto tempo, sta a significare passione, volontariato, e chi più ne ha più ne mette. Insomma, quando si arriva a 40-50 anni una società sportiva, credo che dietro ci siano dei grandi valori. Grandi valori, grandi uomini, grandi tecnici, grandi dirigenti che hanno saputo portare il nome di Perugia Sportiva in alto. A me fa piacere ricordare le tantissime attività, i tantissimi campioni che il Jiu-Jitsu Perugia ha creato, ma piace anche ricordare come proprio da Perugia è nata la parte più bella e organizzativa di quello che è stato il Jiu-Jitsu italiano. Non solo Massimo, ripeto, ma tutta la sua squadra che con passione, con dedizione, hanno saputo guidare un movimento nazionale che ha fatto parlare per tanto tempo di Jiu-Jitsu, ma ha fatto parlare soprattutto di Perugia, perché il Jiu-Jitsu è nato a Perugia. Tra gli ospiti di questa giornata Gianfranco Rosi, però Gianfranco ha avuto sempre un grande rapporto con il maestro Massimo Bistocchi. In fondo, quando si sale sul ring o su un tappeto si parla di arti marziali, in questo caso chiaramente di Jiu-Jitsu, molte situazioni si intrecciano, no? Sì, come no. Beh, la nostra conoscenza, amicizia risale dal Little Bar, quindi parliamo di qualche, non diciamo gli anni. Non diciamo, però di qualche tempo fa. E quindi credo che, insomma, quando c'è un'amicizia così duratura nel tempo, è chiaro che, insomma, ti accomuna molte cose. Il jiu-jitsu e il pugilato, è chiaro, sono sport da combattimento e hanno delle linee, diciamo, quasi simili. Insomma, l'obiettivo è sempre quello, insomma, di vincere, cercare di sconfiggere l'avversario, però con lealtà, come si può dire, con una tecnica che solamente alcuni sport ti possono insegnare. Insomma, non me ne vogliono altri, ma è chiaro che la noble arte, il pugilato, quindi viene chiamata noble arte per questo, perché è una nobile arte, quindi fatta con degli insegnamenti, dei criteri molto ben precisi. E il jiu-jitsu lo stesso. Sicuramente Massimo è stato un grosso, io voglio dire, sponsor, ma forse anche qualcosa di più di questo sport in Umbria, ma poi anche in campo internazionale. Io vorrei che però il presidente del CONI, che prima ha rilasciato la sua intervista per le TV, vorrei che però l'amico Domenico ci salutasse come nel suo stile e nel suo modo. Prego, Domenico. Non facilmente sono emozionato e non facilmente non riesco a trovare le parole per iniziare, anche perché tra sportivi le troviamo sempre facilmente. Oggi è un po' più difficile.
È un po' più difficile perché sono combattuto tra la veste di presidente del CONI e quella invece di amico non solo di Massimo ma dell'intero movimento del Jiu-Jitsu Perugia. Sono combattuto perché io ho vissuto e sto vivendo intensamente sia la parte presidente del CONI che mi ha portato nel corso degli anni da quando ho conosciuto Massimo ad apprezzare e non poco il grande sforzo che tutti voi avete fatto. Ho conosciuto Massimo un po' di anni fa, anche questa volta non come il campione Rosi, ma anch'io non dico da quanto tempo, forse portavo più capelli e meno bianchi, ero meno irascibile. Quello sì. Ero più presidente, ero più militare, ero più tutto, sono arrivato invece ad oggi con qualche incarico in più, con una conoscenza del movimento sportivo perugino ed umbro sicuramente più accurato, ma la mia fortuna è stata che da non umbro, da non perugino, io ho trovato nello sport e in coloro che hanno fatto la storia dello sport umbro e perugino degli amici veri, e credo che sia la cosa poi più importante per ognuno di noi, perché lo sport deve essere quel veicolo, quel ponte, quella voglia di unirci, quella voglia di parlare dei valori, quella voglia di parlare di organizzazione, quella voglia di parlare di giovani che ci deve unire e seguire poi nel corso degli anni. Un giorno però al palazzetto dello sport ho conosciuto anche Massimo. Era in una di quelle sue attività che portava a Perugia e che di cui tutti sentivamo parlare, ma che forse perché Massimo e il suo gruppo era un po' geloso di quello che faceva, era un po' difficile pure capirlo. Questo Jiu-Jitsu, che poi in fondo è una federazione, faceva parte della FILCAM, faceva parte di qualcos'altro, e la voce che in quei tempi correva a Perugia era il Jiu-Jitsu? No, Massimo Bistocchi e i suoi amici. Quasi identificare Massimo Bistocchi e il gruppo che oggi vedo qui riunito, storico, diciamo, come una federazione, come coloro che detenevano i segreti di questa nobile arte, come coloro che in fondo se la sono creata, se la tengono, perché siamo gelosi di quello che facciamo e perché poi in fondo perché dobbiamo dirlo agli altri. Poi invece fece l'errore Massimo, uno dei pochissimi, forse non abituato a fare errori, ma invitò il presidente del CONI e lo invitò, io ricordo benissimo, giù al Palio Evangelisti, dove c'era la nazionale in raduno. E fu la prima volta che io ebbi modo di conoscere i ragazzi della nazionale di Jiu-Jitsu, di cui Massimo era l'anima, l'organizzatore, il padre, il tecnico, il consigliere. Per i ragazzi e per coloro che stavano là, come non ha smesso di fare, perché la verità è che lui non l'ha smesso neanche un momento di fare, a uno dava ordine, a uno dava un consiglio, a uno diceva di fare un'intervista, a uno nulla sfuggiva. E questo è stato come io ho conosciuto Massimo e come io ho conosciuto il Jiu-Jitsu. Poi ho conosciuto buona parte di voi perché siete parte di questo mondo
Ed io credo che da quel minuto in poi non sono mai mancato, conservo celosamente qualche fotografia significativa nel mio ufficio, conservo gelosamente, ma conservandola l'ho voluta rendere visibile a tutti, soprattutto visibile a coloro che in questo momento stanno amministrando lo sport regionale. Conservo, dicevo, una cosa che per Massimo è stata sacra, non me ne voglia padre, ma anche noi dello sport abbiamo i nostri punti di riferimento che consideriamo sacri, come i valori a cui ci riferiamo, come le grandi sfide a cui ogni giorno ci apprestiamo, come la nostra voglia di stare con i giovani, che ci sembra una cosa importantissima. E Massimo un giorno ha voluto, credo, fare, non a me personalmente, ma io sono il terminale e sicuramente sono onorato e fiero di questo, ha voluto dare allo sport dell'Umbria, che io rappresento, un tricolore con una firma. Ed è stato il tricolore che ha seguito Massimo e la nazionale di Jiu-Jitsu in giro per il mondo e con tanti atleti. E è un onore che è toccato a me, ripeto, quale presidente del CONI, ma è un regalo che Massimo ha voluto fare all'intero movimento sportivo dell'Umbria, perché quel vessillo in questo momento è custodito nella sala giunta del CONI, sala giunta che, oltre a vedere le riunioni del governo regionale dello sport, vede anche tanti tanti atleti, tanti dirigenti passare per le loro riunioni, ed ognuno entrando può vedere e leggere quello che c'è scritto. Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. E tu e i tuoi ragazzi non vi siete mai arresi. L'ha detto Nelson Mandela, l'ha detto parlando di sport, al maestro Massimo Bistocchi e al suo meraviglioso gruppo sportivo Jiu-Jitsu Perugia. Siamo onorati e fieri. Io giro questo foglio e mi compare quello che è l'atto costitutivo, è una copia, l'originale la conservo io al mio studio, ed è un atto, un semplice atto, all'epoca era così, parliamo del 5 gennaio 77, era un pomeriggio, eravamo a Palazzo Bianchi, io e il mio maestro Sergio Biagini, che dovrebbe arrivare credo a momenti, lui non risiede più a Perugia dall'80. E a Palazzo Bianchi, di fronte a, mi sono ricordato, a un certo signore, si chiamava Fabio Piergiovanni, che poi ritrovai nell'ambito della regione, nella sezione turismo, sport, cultura. Quello fu non uno strappo, ma fu una dichiarata volontà di autonomia. Volevamo renderci autonomi da quello che era la nostra prima casa, il Judo Club Perugia del maestro Gioverino, che tutti sanno è venuto a mancare da un paio di anni, ma è stato, come dicono molti, ma senza appropriatezza del termine, e per questo intendo senza il diritto di parlarne. Io questo diritto ritengo di averlo, perché io, Augusto Mariotti, maestro di judo, titolare del club di Città di Castello che indico lì nel fondo, Claudio Faraghini, no? Il maestro del Judo Club di San Martino, e pochissimi altri, cioè intendo Stefano Poeta, Luciano Ortolani, Marco Ciacci, Mauro Paltracca, poco, Francesco, ecco, forse la Doretta, cioè pochi hanno avuto il privilegio di avere il maestro Gioverina come un punto di riferimento.
Poi, come lui mi addebitava, hai scelto un'altra disciplina, saresti stato un grande campione anche nel judo, però resta il fatto che io lasciai il calcio nel 73, il 73 è iniziato questo percorso, proprio qualche giorno fa, per necessità di cose, ma anche per il piacere di farlo, ho rimesso insieme, legate su un nastro tricolore, tutte le tessere. E quindi ho la tessera con un giovanotto scuro di capelli lunghi, 30 kg di meno, aveva una voglia di fare, si vedeva che aveva voglia di fare, di vincere. Vincitore, insomma, mi piace molto questo termine, perché io ho vinto sì per me, perché nello sport che anche ho scelto, una forma è Gianfranco, l'individualismo se non c'è saremmo dei mentitori dichiarati. Però io so di aver vinto per questa disciplina che era povera, pressoché sconosciuta, portata ai vertici mondiali, portata ad una dignità, mi mancava forse quel pezzetto, io avrei ancora, se avessi potuto, a livello nazionale, in termini politici, dirigenziali, nella FILCAM avrei potuto così prefissare il prossimo obiettivo, quello del riconoscimento e poi l'accesso ai giochi olimpici, e così come è accaduto al karate, che nel 2020 a Tokyo esordirà come disciplina olimpica finalmente, assieme alla lotta e al judo che l'hanno preceduti. Però questa matrice nel judo club lì al Pellini, beh, insomma, non si può dimenticare. Il maestro Giaverina era un esempio, era una lungimiranza in chiave politico-sportiva, e aveva anche l'età, classe 28, aveva anche l'età per muoversi, per comportarsi. Io devo dire che mi sono trovato invece che a 28 anni ero già maestro nell'83, nell'85 ebbi la chiamata in nazionale come allenatore, e questo sogno, questo lavoro, questa magnifica impresa è durata per circa 30 anni, perché io ho concluso le mie attività nel dicembre 2015, quando il presidente Ignozza ha invitato il presidente nazionale del CONI Malagò a conferirmi l'onorificenza della Stella d'Oro. Lì ho capito che era un momento di chiudere un percorso, perché politicamente il giujitsu nazionale aveva preso determinate vie sulle quali io non mi sono trovato, ho avuto anche modo di scrivere agli amici di tutta Italia, delle società, per comunicare un po' il mio pensiero, anche la mia volontà di esercitare un'influenza che portasse, mettendolo in sicurezza, portasse il giujitsu nell'ambito della FILCAM. Questo risultato finale poi non c'è stato, purtroppo. Non l'abbiamo determinato nel modo più compiuto e direi anche nel modo più sereno. Ma certo, da questo atto, pensate, è scritto con una lettera 32 della Olivetti, da questa carta quello che emerge, immaginate, non c'era ancora la legge di riordino, la 289 del 2002, non c'erano tanti obblighi, quindi scritta con grande buona volontà, perché qui siamo rimasti in tre, dei soci fondatori in attività. Noi abbiamo dovuto lavorare non poco, perché l'evoluzione storica nazionale del Jiu-Jitsu passa attraverso, all'epoca eravamo nella Federazione Italiana Karate, di cui ancora conservo questo tesserino, di cui Augusto Ceracchini, l'avvocato Augusto Ceracchini, era un grandissimo presidente, ancora la storia lo ricorda come un grande personaggio della politica sportiva, che determinava nel CONI nazionale, con la sua presenza in questa federazione, determinava dei momenti importanti e delle scelte molto determinanti. Noi siamo passati attraverso poi la FICDA, la FICTENA, eccoci, qui è il problema a cui faceva cenno il presidente Ignozza. La FICTENA è la federazione che al 31 di dicembre dell'87 decise di sciogliersi. Lì credo che l'ambiente delle arti marziali aveva raggiunto il momento più critico, più alto in negativo, cioè dove la politica aveva fatto un ingresso prepotente, dove venivano riconosciuti quelli che erano i bardi tecnici importanti, la parte
l'humus determinante che erano gli atleti, cioè tutto passava in secondo ordine. Negli anni 87, 85, 87, 90 lì la politica aveva preso possesso, non parlo solo della FICTEL ma anche di altri ambienti. Gli enti di promozione facevano una concorrenza violenta a quello che erano le federazioni, gli enti autorizzati e soprattutto determinati a quello che era l'attività di promozione sportiva. Gli enti di promozione, quindi l'OCSEN di oggi, l'AICS, l'ENDAS, l'AICS, la WISP, Libertas, c'era una grande guerra, tant'è che nel 2002 si arrivò ad un primo riordino di quello che erano gli assetti degli ambiti sportivi. E quindi noi ci siamo adeguati con degli statuti che venivano riformulati secondo i dettami delle normative, ma soprattutto per dare questo grande significato che sempre abbiamo voluto sottolineare, perché noi ci siamo messi a disposizione sempre della disciplina, sempre di questa linea sportiva, sempre nel mondo degli arti marziali. Quindi insomma, come si vorrebbe dire, insomma non sta a me a dirlo, che lo so dir mai, tu sai tutto di me, ma insomma che Dio ce ne renda merito. Basta. Grazie, amici miei, non dell'avventura, buonasera e benvenuti a questo numero 1782 della... Tu ci dai campionati europei di Stoccolma. Ecco, innanzitutto Massimo Bistocchi, il commissario tecnico, come sono andate le cose? Bene, in questa federazione internazionale che prevede 11 paesi incontristi, l'Italia si è classificata quinta. Non è tanto adesso l'esclusione dalla zona medaglia che ci ha preoccupato oltremodo, anche perché abbiamo visto una Svezia che organizzava, che si è ridata per la quinta volta consecutiva campione in discorso. Il risultato migliore è stato questa Angela Lupini, qui a fianco a me. Angela, complimenti. La ragazza che gareggiava nella categoria pesanti delle due versioni femminili, la quale ha fatto per la terza volta, quindi in Madrid in 86, nell'87 Perugia, quest'anno qui a Stoccolma, il secondo posto. Devo dire che la prima piazza gli è sfuggita di pochissimo, d'altronde è merito alla svedese che in questo caso si è riconfermata. Senti, parliamo un attimino di queste arti marziali, ecco, a livello di informazione c'è un po' di confusione, potresti indicarmi per esempio quali sono le differenze fra karate, judo, jiu-jitsu? Diciamo che soltanto gli addetti sicuramente a questo tipo di servizio sono estremamente informati. C'è a dire in particolare che il jiu-jitsu è la più antica arte marziale, da lì poi sono derivate quelle che si conoscono in forma più tradizionale, cioè il judo, ormai sport olimpico da tanto tempo, che prevede la lotta del corpo a corpo, quindi un contatto diretto con l'uomo. E allo stesso tempo il jiu-jitsu racchiude in sé altre conoscenze, quali quelle del karate, che sono tipicamente il combattimento a distanza di pugni e calci. Quindi il jiu-jitsu racchiude è un insieme di cose, diciamo, di cose e volte unicamente all'autodifesa. Consideriamo che la forma agonistica, la competizione, è abbastanza difficile, tant'è che attualmente esiste soltanto una versione, un torneo europeo appunto annuale. Si sta però lavorando molto per poter giungere a conclusioni anche ad un prossimo mondiale. Mi ha particolarmente emozionato. Ma avete fatto star male anche voi, cioè non è stata facile per me oggi. Vi dico questo, mi ha particolarmente emozionato sentire dalle parole appassionate di Massimo, che tutti noi conosciamo. Io ho avuto il piacere di conoscerlo proprio da quell'anno, dal 77. Sì. Insieme a Fabrizio iniziai di lì a poco. Fabrizio Bartocci, per chi non se lo ricorda. Iniziamo da lì a poco. Cioè, la prima esibizione l'abbiamo fatta con delle foto e una ripresa in bianco e nero nel 78, giugno 78. Giugno 78 a San Gerolamo. A San Gerolamo. A San Gerolamo. Dove ho fatto saltare le panche della chiesa, tirate fuori per l'occorrenza, insomma. E dico, perché vi dico questo? Perché io poi ho partecipato a questa prima fase, venivo dalla pallacanestro, come la mia statura in qualche modo forse è un indizio in questo senso. Mi ha appassionato questa disciplina
che è ispirata a tanti valori che si coniugano sostanzialmente in uno: il rispetto per l'avversario, che non è un avversario ma un compagno, e la disciplina mentale e la disciplina fisica, che poi sono valori che uno nella vita se li porta con sé. È un'attività profondamente educativa e ricordo sempre l'entusiasmo di Massimo, che per noi era un riferimento essenziale, una continua energia positiva che si sviluppava e si trasmetteva a tutti noi. Rizzo Ortolani, che qualche tempo che non ci vediamo, Marco Ciacci, adesso è l'utile. Naturalmente c'era il maestro Biagini e è stato un grande onore essere allenati dal maestro Biagini. Forse è una parola grossa essere allenati. Ci guardava, ci dava qualche consiglio, perché allenava quelli più bravi, quelli più qualificati, le cinture di rango superiore. Poi nel tempo ci siamo sempre riuniti con compassione, poi a un certo punto ho lasciato perché ho fatto il servizio militare, allora si faceva, io ho fatto 15 mesi d'allievo ufficiale perché ero appena laureato, poi ho lavorato a Roma, poi sono rientrato a Perugia, un'attività impegnativa, ma questo sono sempre stato in contatto con Massimo Bistocchi, che ho sempre visto con grande piacere, e con tutti voi naturalmente, che ci siamo incontrati nelle diverse sedi, nei diversi luoghi. E per me oggi essere qui con voi, con Massimo, è un grandissimo onore, è un grande piacere naturalmente, e devo dire che Massimo prima ha fatto riferimento a una situazione che si è verificata recentemente, dove non c'erano responsabilità, dove non c'erano colpe. Però ne ho apprezzato ancora una volta la sua profonda onestà intellettuale, perché, adesso si usa un'espressione che forse nella sintesi rende conto, perché ci ha messo la faccia, perché si è assunto le responsabilità che non c'erano, si è assunto gli oneri che ci sono stati, ma sempre perché Massimo ha creduto nel gruppo sportivo Jiu-Jitsu, perché ha creduto nel progetto. Sappiamo negli anni l'atleta che è stato, il dirigente a livello nazionale e internazionale che è stato, ha sofferto una certa situazione di cui tutti voi ben sapete meglio di me, è andato oltre, e quindi vedete questo filo rosso che ci ha unito tutti noi da quella data, per me qualche tempo dopo, del gennaio 77 ad oggi, e che ci continua a unire e che veramente ci lega a un valore comune, che è il valore quello della lealtà, della passione, ma non voglio ovviamente dire cose che Massimo dal suo punto di vista ha detto meglio di me e di quanto possa dire io certamente. Però ci tenevo a dire questo, vi ringrazio molto, ringrazio Massimo, ringrazio tutti voi per avermi invitato a partecipare a questo evento e perché oggi possiamo stare tutti insieme nello stesso spirito dell'atto costitutivo che ben 42 anni fa ha dato origine a questa bellissima esperienza. Grazie. Grazie, Francesco. Grazie a tutti. Massimo, siamo arrivati a 42. Cioè, beh, 35 l'abbiamo passati insieme, insomma. Esatto, raccontare delle cose, insomma, che quello che hai fatto insieme con il nostro sport, no? Le varie manifestazioni mie mondiali qui a Perugia. Mondiali europei. Che tu poi sei intervenuto facendo esibizioni con i tuoi ragazzi sul ring. Cioè, quindi credo che insomma veramente c'è stato tanto che tu hai fatto. No, un'amica in comune, no? Chiabolotti al VAR, insomma. Vabbè, adesso tu mi riporti insomma su certe situazioni che per me è stata la vita. Cioè io voglio dire, parliamoci chiaro, tanto dobbiamo, come si dice qui da noi, pane pane, vino al vino. Io non ero destinato a diventare campione del mondo, no. Il mio destino non era quello.
Il mio destino era forse fare il barista, andare avanti, poi... Il padrone, diventare esatto, il padrone, diventavo, come capita. Magari no? Avrei aperto un bel bar, perlomeno ci provavo, quella era un po' la mia vita. Però da umbri, da gente caparbia, volonterosa, piena di sacrificio, piena di volontà, ho incontrato le persone giuste, anche questa è una componente nello sport in genere importantissima, incontrare le persone giuste. E quindi incontrando le persone giuste, da maestro Franco Falcinelli, Giovanni Bocciolini, Chiabo Lotti, l'amicizia Cresta, no? Con te, Cresta, poi nel percorso persone che insomma sono state per me importanti. Quindi credo che questo unisce tutti i sport, secondo il mio punto di vista. Quando c'è questa componente e poi abbiamo in questo caso un atleta, uomo, donna che sia, che mette del suo questa grande forza di volontà di non abbattersi mai. Voglio dire, chi nella vita, io ce n'avrei da scrivere delle situazioni veramente negative. E, una frase la voglio dire: tutto nella vita ti porteranno tutto meno che il successo. E devo dire che questa frase, quando mi è stata detta, quando l'ho sentita, nel percorso della mia vita sportiva e non, si è avverata. In effetti, purtroppo, la cattiveria molte volte insomma dell'essere umano, di tutti noi, va ogni oltre al limite di quello che magari noi ci aspettiamo. Però, come da buoni combattenti, ci abbiamo avuto insegnanti forti, noi siamo diventati forti e tu ti ritrovi oggi qui, essere più forte di prima. Grazie. Il tuo ricordo di questo gruppo? Noi siamo arrivati a 42 anni. No, beh, noi un po' più. Voi un po' più, però... 52, 55 anni, siamo arrivati a 55 anni. Allora Luciano, no... Ce la faremo allora noi altri. Luciano era molto vivace, un ragazzo era molto vivace, non si poteva tenere. Quindi non la mette in mezzo alle mani di allora qualcuno. Io ho detto, io tu... Ti porto in palestra così tu che ti sistemano quelle feste. E veramente Luciano è diventato un atleta bravissimo, veramente. Ha imparato una certa. Quindi da piccoli bisogna essere condotti. Diciamo, una famiglia molto brava e lui era un ragazzino proprio che non si poteva dire, saliva anche sopra il televisore, tanto per farti capire. Luciano era vivace il tuo ragazzo. L'unico grande vero amico nell'ambito delle arti marziali è stato Massimo, perché lui forse immodestamente ha detto che il campionato italiano che siamo riusciti a organizzare nel 2004 a Perugia è stato solo ed esclusivamente grazie all'impegno di Massimo, grazie alle sue capacità, alle sue doti. Io ho fatto un semplice manovale dell'organizzazione e quindi dopo tanti anni riportare la disciplina che per lui ovviamente non era la sua casa, non era la sua disciplina, è stato un grande esempio, è stata una grande cosa, quindi lo posso ringraziare per questo, per tutto l'aiuto che ha sempre dato e per il sostegno che ha dato al mio club e alla mia persona. Volevo donargli ovviamente il simbolo di Perugia che rappresenta. Si diceva prima, no? È stato un po' il ritorno alle origini, quindi con tanta umiltà siamo ripartiti da dove abbiamo un po' iniziato da ragazzi. E vabbè, la palestra sì, è vero, è un po' più piccola, ma meglio così, perché così si riesce a controllare un po' tutto. Io sono sincero, anche se qualche volta con sacrifici, perché tu sai che il mio lavoro mi porta a essere fuori per vari motivi, anche impegnato dal punto di vista cerebrale, se questa può essere la parola giusta, però vado in palestra e mi diverto, lo spirito giusto che io sento in palestra e mi diverto, cerco di divertirmi io, cerco di trasmettere qualcosa agli altri, fondamentale. A me la scissione con la vecchia palestra a oggi devo dire che non mi ha girato una virgola, però
lo spirito è quello giusto di tornare a divertirci. Io ci metto la mia disponibilità quando posso e sono sempre pronto a tornare sul tatami. I gradi che ho conquistato oggi me li ritrovo come eredità e quindi cerco di trasmettere quello che so. Abbiamo celebrato i vostri 40 anni in occasione di un vostro ritrovo in giugno, mi sembra, giugno-luglio. Sì. Sì, perché noi chiudiamo l'anno sempre festeggiando. Dove mi è stato chiesto dal club, dal loro consiglio, di ricordare, no? Quindi fare un excursus storico di quello che è stato il rapporto insieme al maestro Alunni, perché effettivamente su questo è un altro merito e un onere che ho. Sì. Cioè nessuno di voi l'ha conosciuto bene come me, ma soprattutto dal 73. Sì. E quindi... Io l'ho conosciuto, Alberto ha iniziato la mia attività nel 79 con il maestro Alunni, credo che noi abbiamo l'onore di aver avuto un maestro in comune, io e te, che è il maestro Alunni, che portiamo tutti nel nostro cuore come dovrebbe essere per un allievo. Cioè un allievo non può tradire mai il proprio maestro. E quello che è successo a te, sinceramente, ha fatto un po' male a tutto il jiu-jitsu. Non doveva succedere, un allievo non può tradire mai il proprio maestro. Noi cerchiamo in tutti i modi di portare avanti quel lavoro che ha iniziato il maestro Alunni, sempre con umiltà e cercando di dare ai ragazzi quelle opportunità che magari non troverebbero in altre discipline o meno. Cerchiamo di dargli continuare quel cammino che ha iniziato Alberto e cerchiamo di portarlo avanti. Credo che ci stiamo riuscendo nel migliore dei modi con quelle che erano le sue volontà. L'esperienza è stata bellissima, anche perché ho avuto la fortuna di svolgere una doppia funzione. Continuo a frequentare la palestra e sono vissuta più forte da sportivo e da medico, ovvero sia sono riuscito, che poi penso che è la cosa più bella che possa capitare, a far coincidere l'aspetto professionale con l'aspetto umano e sportivo. Molte volte che cosa accade? Si dimentica quello che si è. Uno parte, è un medico, ha una posizione, allora sembra che deve, non deve niente. È il contrario, partire dal basso e sfruttare le conoscenze per poterle portare a beneficio di tutti. E questa è stata la mia fortuna, oltre quella di conoscere atleti che sono diventati amici, e poi la presenza di Massimo che ha coordinato il tutto, sapendo far coincidere lo sport, i successi e l'umanità. Questa è stata la mia esperienza. Io ho cominciato verso gli 11-12 anni come atleta, ero un bambino, e poi diciamo che ho continuato ininterrottamente fino a circa 5-6 anni fa. Allontanandomi poi dopo per motivi personali, per impegno dal tatami negli altri anni. Comunque in questi anni in cui ho fatto parte attivamente del Jiu Jitsu Perugia, ne conservo un ricordo magnifico, sia perché da un punto di vista personale ho conseguito dei traguardi che mi hanno portato molte soddisfazioni sul piano, mi riferisco delle competizioni, ma anche perché ho conosciuto persone che poi sono entrate e hanno fatto parte della mia vita e lo fanno tuttora, persone magari con cui adesso ci siamo allontanati un po', che si vedono sempre un po' di rado, però comunque che posso dire tranquillamente che sono quasi come una famiglia. Non scordate di ringraziarti perché tu mi hai voluto sempre
accanto alla tua nazionale, quelle che sono state le tue nazionali come aiutante medico, insieme a Mauro e a Sergio Manitto che sta che è un, in quel di Genova. In quel di Genova. Comunque a nome del mio club volevo offrirti questa targa. La leggi tu? No, non la sai leggere? Leggila tu, dai. Il Jiu-Jitsu Perugia, resistendo agli eventi da 40 anni, divulga la nobile arte del Jiu-Jitsu. Il club Dolce Arte plaudi al traguardo raggiunto ed auspica un lunghissimo futuro di reciproco confronto e sostegno per il bene del Jiu-Jitsu e i suoi praticanti. Grazie. Grazie. Francesco, insomma, quindi Francescone, però insomma i ruoli importanti nella vita, lui è il direttore sanitario facente funzioni a Pantalla, però non ci fa mancare la sua presenza, il suo affetto, il suo consiglio, Francesco, da sempre. Da sempre. Perché tu sei arrivato poco dopo, sei arrivato giugno 77, insomma, ecco, quindi non ti sei mai stancato. Lucio Angelini, da studente. Lucio Angelini, sì. Sono stati degli anni impegnativi per il presidente, che comunque non fa mai mancare il proprio, se vogliamo, impegno extra sportivo, familiare di fatto, perché in qualsiasi situazione noi ci troviamo sempre delle parole giuste al momento giusto, quindi secondo me la scelta del nome proprio della nostra associazione, che non è una società, è un gruppo, quindi un gruppo di amici, qualcosa di più ampio che va a prendere tutte le sfaccettature della persona, dell'essere umano, e non è semplice, quindi io credo, parlare a nomi tutti, quello che caratterizza questo gruppo è la stima e l'amicizia che nutriamo ognuno nei confronti dell'altro e soprattutto nei suoi confronti, quindi la vorrei ringraziare a nome del gruppo per tutti questi Grazie. Anni. Grazie. Cristina, no, guarda, ha parlato tutti, ha parlato anche Giorgio, per dire. E Giorgio è un po' resistente, però poi quando va. Non sono brava, poi davanti a un pubblico, ma poi diciamo ascolta il tuo cuore e vai, no? Sono arrivata da poco, però ecco, insomma. Ma che ci stai a fare su un gruppo di maschi così? Ci stai bene? C'è sto bene. Ti piace? Sì, gli istruttori sono bravi? Esatto. L'ambiente è sano? Prima,